tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il sindaco di Fano in visita ai volontari di Croce Rossa e Protezione Civile nelle zone terremotate delle Marche. Bracconiere cacciava in zona protetta senza tesserino, denunciato dalla forestale per porto abusivo d'arma. Sarà un ex pilota dell'Alitalia a guidare la società che gestisce l'aeroporto di Fano. La Festa dei Fiori torna a Fano in una edizione completamente rinnovata. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti al nostro telegiornale. Cominciamo dalla cronaca. Un bracconiere di 50 anni di Fano è stato sorpreso dagli uomini del Comando Forestale dello Stato, del Corpo Forestale dello Stato, mentre cacciava domenica mattina verso le 6.30 all'interno di una zona di ripopolamento e cattura a Camminate di Fano. A scoprire il cacciatore, privo addirittura della licenza di caccia, è stato il personale del Corpo Forestale dello Stato di Cartoceto durante un servizio antibracconaggio. Per il cinquantenne è scattata l'immediata denuncia alla Procura della Repubblica per porto abusivo d'arma. Inoltre gli sono stati sequestrati il fucile e le munizioni. I controlli proseguiranno per l'intero periodo autunnale. E adesso cambiamo argomento. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha fatto visita oggi alle popolazioni terremotate. In particolare ha incontrato i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Per sapere come è andato questo incontro ci colleghiamo con il sindaco Seri. Buonasera sindaco. Buonasera direttore. Allora, dove si trova intanto in questo momento? Si è rientrato a Fano oppure si trova ancora là? No, sono rientrato adesso in questo momento, sono a casa. Ho capito, sì. Come è andata questa uscita? Come ha trovato i volontari della Croce Rossa e anche della Protezione Civile, che tra l'altro sin dalle primissime ore hanno prestato i primi soccorsi e hanno fatto un lavoro straordinario? Sì, questa visita aveva un significato: rendere omaggio, ringraziare i nostri volontari che dalle prime ore si sono precipitate, nel vero senso della parola, sui luoghi del sisma. E devo dire che questi nostri volontari hanno ruoli importanti e stanno facendo un servizio straordinario, tant'è che anche il sindaco di Arquata del Tronto si è voluto complimentare, ha voluto portarmi ringraziamenti che io poi ho rigirato a tutti per il lavoro che fanno. E un campo della Croce Rossa è guidato da un nostro volontario della Croce Rossa, Fabrizio Bartolucci. E il gruppo della Protezione Civile segue tutta la cucina e tutta la prefezione, devo dire con un lavoro straordinario, di presenza straordinaria, per non pensare tutti i mezzi che hanno messo a disposizione. Quindi sono andato giù con Saverio Livi, presidente del Protezione Civile di Fano, insieme a Daniela Cameracanna, che è la presidente della Croce Rossa Fano, insieme all'assessore. Siamo andati così a omaggiare e a rendergli un plauso, un ringraziamento per quello che stanno... Ecco, abbiamo detto sindaco, sin da subito, commentando la quantità di cibo, vestiario, eccetera, che subito i fanesi hanno dimostrato di avere un cuore grande quando sì. Si tratta di aiutare la gente che ha bisogno. Questo non mi sorprende, perché Fano è sempre pronto a rispondere in modo importante. Fra l'altro, nell'incontro che ho avuto con il sindaco abbiamo parlato anche di questo. Gli ho spiegato del nostro conto corrente che abbiamo aperto, dove faremo confluire le risorse raccolte nelle varie iniziative che ci sono nella città, e posso anche annunciarvi che ad ottobre, intorno al 16 ottobre, una delegazione capeggiata dal sindaco di Arquata del Tronto saranno a Fano per un'iniziativa e soprattutto per creare anche un rapporto, perché è importante quando ci sono queste iniziative di solidarietà ci sia anche un rapporto umano. E per quello che mi riguarda, anche le risorse che noi andremo a utilizzare siano trasparenti, siano chiare per cosa vengono utilizzate.
Bene, grazie al sindaco di Fano Massimo Seri. Grazie a voi. Andiamo avanti con il giornale e rimaniamo in tema perché il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato una interrogazione a risposta scritta per conoscere se il piano d'emergenza comunale sia stato aggiornato secondo le ultime disposizioni emanate lo scorso anno. Sentiamo la dichiarazione di Ada Romiccioli. Un argomento molto sensibile, se vogliamo, proprio in virtù degli ultimi accadimenti, però che non deve essere mai messo da parte, anzi. Anzi, proprio per questo abbiamo chiesto ufficialmente, attraverso un'interrogazione scritta, la situazione del piano di emergenza del nostro comune, del comune di Fano, visto anche appunto gli ultimi accadimenti. Stranamente l'assessore si è scagliato contro di lui in modo anche molto forte, secondo noi è del tutto ingiustificato, anche perché noi stiamo svolgendo un ruolo istituzionale, quindi chiedere attraverso un'interrogazione le informazioni ci sembra del tutto normale. Ma andiamo nel merito, forse si è stizzito l'assessore perché purtroppo nel comune di Fano il piano di emergenza comunale risale al 2008 e non è stato mai aggiornato. Oltretutto l'assessore dice anche una bugia, perché dice che appunto è stato sicuramente attuato dal 2008 tenendo conto delle ultime normative in materia. Assolutamente falso, perché già nel 2011 era uscita una legge nazionale che obbligava i comuni a rendere più attuale questo piano e ad aggiornarlo, e anche addirittura nel 2015 una legge regionale molto quindi recente ha di nuovo messo dei paletti per far sì che questi piani comunali siano ben più precisi di quelli che noi abbiamo. Per fare solo degli esempi, ad esempio nel nostro piano di emergenza è ancora compresa la frazione di Marotta, oppure il centro operativo comunale è nella cartina messo in un punto dove oggi non è più. C'è anche una conoscenza del territorio abbastanza frammentaria, perché addirittura tra i punti di raccolta e di primo soccorso vengono messi degli alberghi e alcuni di essi non sono più presenti nel nostro territorio. Quindi ecco, vedete che in realtà il nostro piano di emergenza comunale c'è, ma non è assolutamente aggiornato come invece aveva affermato il nostro assessore. È Giuseppe Belli, il nuovo amministratore dell'aeroporto di Fano. Belli è un ex pilota dell'Alitalia al quale spetta risistemare un po' e rimettere in ordine la società che gestisce l'aeroporto di Fano. Aeroporto di Fano, vecchi problemi ma nuovo corso. Nella sala della Concordia l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo amministratore che guiderà la società Fanum Fortune che gestisce l'aeroporto fanese. Un nuovo mandato per dare una spinta in avanti ad una situazione di stallo che si protrae nel tempo da parecchio e che ha visto le non poche velate ipotesi da parte pubblica di cedere le proprie quote se questa situazione non si fosse sbloccata il più presto possibile. Abbiamo nominato il nuovo amministratore che è il dottor Belli, che prenderà il posto della ex amministratrice Rita Benini, quindi siamo contenti, una persona che è espressione di quel mondo, quindi è un esperto, ex pilota, che conosce il settore, al quale abbiamo affidato anche un incarico, cioè quello di preparare anche un piano di intervento anche in prospettiva di quella che deve essere il nuovo affidamento della gestione dell'aeroporto. Giuseppe Belli, classe 1948, un passato come pilota istruttore nell'aeronautica militare italiana, pilota di caccia e dopo una brillante carriera militare un'altrettanto corposa carriera nella compagnia di bandiera italiana, l'Alitalia, comandante di Jumbo sulle rotte intercontinentali con migliaia e migliaia di ore di volo sulle spalle. Le problematiche sono tantissime e naturalmente il mio compito è quello di cercare di vedere, perché ci sono stati dei freni nello sviluppo di questo aeroporto che sulla carta dovrebbe avere delle caratteristiche che con l'andare del tempo e con il crescere delle esigenze dovrebbe essere al centro di tutto. Immaginate, adesso diciamo che la tendenza dovrebbe essere quella di creare la struttura in cemento per avere capacità di poter dare tutta l'assistenza necessaria
a tutto l'ambiente del volo, no? L'importante è che non ci si fermi a quello che è adesso. Quindi lo sforzo sarà quello di creare una struttura che valga la pena di avere una società come la Fanumfortuna che possa durare nel tempo. Siamo andati oggi a verificare una serie di segnalazioni che ci sono arrivate nei giorni scorsi e che ci riferivano di alcuni balordi in giro nei giardini vicino alla scuola Corridoni. E guardate che cosa abbiamo trovato. Aggirandosi per i piccoli giardini adiacenti alle scuole Corridoni, ci si accorge inequivocabilmente che qualcuno utilizza questo spazio verde per un riparo di fortuna. Il classico cartone per giaciglio, indumenti raccolti e infrattati nella vegetazione non visibili al passaggio ed anche una bicicletta nascosta in un folto cespuglio. Segni chiari e tangibili della presenza di una o più persone che durante il giorno e la notte occupano questo spazio pubblico in modo permanente. La vicinanza delle scuole e il loro riavvio con la presenza anche di piccoli studenti nei paraggi non sembra una situazione di buon decoro e salubrità, visto che, come testimoniano gli abitanti, la loro presenza è costante e continuativa nell'arco della giornata. Personalmente, che sto in giro tutto il giorno, non danno fastidio. So che la signora qui sotto casa a volte si arrabbia un po' di più perché è più presente in casa e li trova sempre che bevono, fanno dei giochi, non so, cavoli bivaccano loro. Bivaccano. A me visivamente dà fastidio quando parcheggio la macchina. E a volte penso se possono danneggiare qualcosa, però attualmente non è ancora successo niente. Quanti sono? 3-4, a volte massimo arrivare a 5-6. A poca distanza da lì poi c'è un'altra situazione in evoluzione che aspetta di avere una destinazione d'uso, l'ex area del distributore di benzina. Tra le ipotesi ventilate c'è anche quella di un'area di verde pubblico. Ora ci si domanda, sarà il caso di creare altre situazioni simili a quelle poco distanti? Tenuto conto anche del fatto che un giardino in mezzo al traffico non sarebbe proprio un posto salubre dove leggere tranquillamente il giornale, a meno che non vi chiamate Ernesto Calindri e non lottiate contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Cinar. E adesso parliamo invece della festa dei fiori, un po' di colore in città, dai, non guasta. Quest'anno hanno annunciato gli organizzatori che la festa, appunto, che annuncia l'inizio dell'autunno sarà completamente rinnovata. Una volta si chiamava Festa dei Fiori ed era l'occasione per fare acquisti di piante e fiori da piantumare in giardino o nei vasi sul balcone per affrontare il grigiume autunnale con un po' di macchie colorate. Solita distesa di piantine, concimi, un po' di arredamento da esterni, al pincio e nel classico fine settimana. Ora invece c'è Fano Fiorisce. Un vero e proprio contenitore che dura una settimana e che ha in programma tanti appuntamenti a partire dal 19 settembre, che tornerà a fiorire e a far fiorire tutto il centro storico, coinvolgendo non solo gli espositori ma tutto il tessuto commerciale della città. Ritorna la Festa dei Fiori e quest'anno con una nuova veste e una nuova denominazione, cioè Fano Fiorisce. Abbiamo voluto dare quest'anno alla città un nuovo look, diciamo, far rivivere in questa fase finale dell'estate, che è stata ricca di eventi, di terminare con i fiori, quindi anche dare serenità, tranquillità e abbellimento della città. È un evento che è stato organizzato dal Comune di Fano assieme alle aziende agricole florovivaistiche, che quando gli abbiamo proposto questo evento hanno accettato di darci il loro supporto. Stiamo realizzando questo programma che partirà da domenica con la presentazione alla città dell'evento e inizieranno in quella settimana
una serie di eventi collaterali che si concluderà con, con gli ultimi tre giorni, il 23, 24, 25 settembre, con l'apertura ufficiale poi della festa dei fiori, Fano Fiorisce. Il programma della settimana è ricco di appuntamenti, estensione naturale della mostra mercato dei tempi passati, è un vero e proprio evento a sé e che ha tanti punti focali nella città che prima non erano mai stati coinvolti: il Bastione San Gallo, Piazza 20 Settembre, con visite guidate anche nei siti di pregio come San Pietro in Valle e San Domenico, oltre ai musei cittadini aperti. Anche il Teatro della Fortuna farà la sua parte ed il suo porticato sarà un tripudio fiorito. Ma anche rassegne, mostre d'arte e musica. E naturalmente, dato che i fratelli Carboni ci hanno messo lo zampino, loro di musica e fiori se ne intendono. La nuova veste grafica, collegamento anche con un movimento, insomma, che faceva dei fiori il proprio perno, insomma, vi ritrovate sempre in questo ambito? Sì, quando si parla di fiori ormai cerchiamo di esserci, anche perché, ripeto, dopo il successo della Fan Love Party ci siamo proprio sentiti parte di questa manifestazione. Quindi ringraziamo l'amministrazione, l'assessore e tutti gli amici che ci hanno coinvolto, e appunto, come dicevo prima in conferenza, Fano Fiorisce è un nome veramente importante, non potevamo come Nautilus non partecipare. Bene, di fiori colorati nel mondo ce ne sono tanti, immagino che con Donna Ventura qualcuno ne avrei visto. Ne ho visti di tutti i tipi, uno più bello dell'altro, adesso sono diventata un'appassionata di fiori. Li coltivi anche nel tuo... Ma sai, qua a casa ho il mio orticello dove qualche fiore c'è. Bene, quindi fiori per casa, fiori per il proprio giardino, tanti momenti anche per approfondire alcuni aspetti che girano attorno al mondo floroioistico. Assolutamente, assolutamente, fiori dappertutto, e questa manifestazione vuole essere l'anno zero per una manifestazione che vuole crescere tanto nella città di Fano. È una manifestazione che vuole mettere i fiori nell'arte, nella cultura, nella lettura, nella cucina, e quindi, ecco, vorremmo con questo contagiare dal centro storico tutta la città di Fano. La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato oltre 300 articoli, in particolare felpe e calzature con marchi falsificati, e un'auto utilizzata per il trasporto della merce durante la Fiera di San Nicola a Pesaro. I venditori ambulanti che tentavano di vendere illecitamente la merce contraffatta, peraltro di ottima qualità e molto simile agli articoli originali, sono stati tutti denunciati. Si tratta di cittadini extracomunitari. I prodotti e l'auto sono stati invece sequestrati. Si concluderà venerdì prossimo una iniziativa dedicata alle due ruote che si intitola la Bici Staffetta Adriatica 2016. In arrivo a Fano 60 ciclisti. Muoversi in bicicletta in un habitat che abbia le condizioni e le infrastrutture adatte ad una mobilità sostenibile è la grande sfida che attraversa i contesti urbani del XXI secolo. Molto è stato fatto ultimamente, ma è molto ancora da fare. Alcuni contesti urbani, soprattutto nel nord Italia, sono un po' più avanti, certamente, di altre zone d'Italia. Ma in tutto il paese si sta progettando e realizzando. E che la mobilità ecosostenibile sia una necessità oltre che una volontà lo dimostra il fatto che il governo ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio ha messo sul tavolo ben 90 milioni di euro per realizzare reti ciclabili a lunga percorrenza, una delle quali ci riguarda proprio da vicino. Si tratta della ciclovia adriatica che va da Trieste a Santa Maria di Leuca, e la parte centrale di questa ciclovia attraversa le coste marchigiane e del Molise, ed è questo tratto che percorrerà la Bici Staffetta 2016 organizzata dalla FIAB e che farà tappa proprio a Fano venerdì prossimo, il 16 di settembre. È un tassello di una concezione più ampia di carattere ambientale, sia dal punto di vista, diciamo, antropico in questo caso, che naturale. Noi vogliamo un territorio più bello, più ospitale, più sicuro, e una parte importante può essere realizzata utilizzando due strumenti che abbiamo a disposizione. Uno ce l'ha dato madre natura, sono i piedi, le gambe. Li usiamo poco e quindi va bene spingere in questa direzione. Chi va in bicicletta in pratica è un pedone rinforzato, quindi ha uno strumento meccanico che ha una grossa prospettiva di sviluppo futuro perché ce l'aiutino.
perché la bicicletta comincia ad essere anche a pedalata assistita, quindi amplia l'ambito di utilizzo a livello locale e a livello anche di età, perché anche i meno giovani possono approfittarne. Anche Fano si sta muovendo in questo senso, come ci spiega la coordinatrice della mobilità sostenibile Paola Stolfa. Sicuramente come amministrazione abbiamo tanto da fare per non solo costruire piste ciclabili, ma per rendere sicure le strade in senso più allargato. Infatti l'azione sarà duplice, insomma, sistemare quello che esiste, creare nuovi percorsi, nuovi itinerari in modo da collegare al meglio tutta la città e soprattutto le centralità, le parti di maggiore attrattiva da parte di chi si muove nella città. Questa occasione della bici staffetta è un'occasione che a noi fa molto piacere, perché la Fano Senigallia va proprio in questa, vuole andare in questa direzione di ricreare anche un itinerario ciclabile lungo la costa, e per questo abbiamo fatto l'accordo con il Comune di Senigallia e con il Comune di Mondolfo. La bicicletta, come testimoniato da anche altre regioni d'Italia, può rappresentare un buon veicolo sia promozionale ma anche di sviluppo economico turistico per una città. Ma assolutamente, cioè dire, già lo confermano i numeri, quello che succede in altre regioni, quello che succede in altri posti. Lo confermano perché di fatto chi ha investito un solo euro sulla mobilità ciclistica gliene è ritornato altrettanto, se non di più, in termini di indotto e in termini quindi di ricchezza del territorio. Quello di cui stiamo parlando però da noi ha un'ulteriore valenza, perché è anche una valenza urbanistica. Perché non che siamo stacanovisti della bicicletta, ma siamo assolutamente convinti che la realizzazione di una città che è amica dei pedoni e delle biciclette ha sicuramente un valore aggiunto in termini urbanistici e di qualità della vita. Allora, dopo di noi c'è Dopo Cena. Vi ricordo che la rassegna stampa domani mattina andrà in onda alle 8 e non alle 7.30, eccezionalmente per dare spazio alla Santa Messa che trasmetteremo con il Papa e che avrà inizio alle 7. Grazie per averci seguito, arrivederci.